dell'evento, tanto quello. Visto che sono la fortunata che deve introdurre la settimana italiana del Global Forum on Democratizing Work. Io sono Francesca Martinelli, sono la direttrice della Fondazione Centro Studi Doc e appunto ho organizzato questo evento all'interno della settimana italiana del Global Forum on Democratizing Work. Tutto è iniziato a maggio 2020, in piena crisi pandemica, quando tre accademiche e attiviste francofone, Isabelle Ferreras, Dominique Méda e Julie Batilana, hanno lanciato un manifesto che era basato su tre semplici idee per rispondere alla crisi che stavamo tutti affrontando. E queste semplici idee sono: è tempo di democratizzare le imprese, demercificare il lavoro e decarbonizzare l'ambiente. Quel manifesto ad oggi è stato firmato da più di 5.000 ricercatori di oltre 700 università di tutti i continenti. È stato pubblicato in 43 giornali di 36 paesi del mondo e tradotto in un totale di 27 lingue. È stato scritto anche un libro che non è ancora tradotto in italiano. Ma la cosa più importante è che si è trasformato in un movimento globale. Noi infatti oggi siamo qui proprio perché facciamo parte di quel movimento globale che ha dato origine a questo Global Forum, che oggi raccoglie, mi sembra, 120 panel con oltre 380 speaker e migliaia di iscritti. E noi saremo qui per 3 giorni a confrontarci su i tre temi. Oggi il tema è democratizzare le imprese, domani demercificare il lavoro e giovedì decarbonizzare l'ambiente. Io sono qui grazie alla chiamata all'azione di Paolo Borghi, che mi ha chiesto di far parte del Comitato Scientifico Italiano per organizzare l'evento. E in Italia il Comitato Scientifico che ha appunto organizzato questo evento è composto da ricercatori ed attivisti, appunto Paolo Borghi dell'Università di Milano, Guido Cavalca dell'Università di Salerno, Chiara Faini che è qui per aiutarci con la moderazione tecnica di Fondazione per l'Innovazione Urbana, Rosa Fioravante dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Marco Marrone dell'Università Ca' Foscari ed Emanuele Leonardi dell'Università di Bologna. In questo quadro io ho scelto di anche confrontandomi all'interno della Fondazione Centro Studi Doc, di organizzare ovviamente un incontro sul mondo cooperativo, perché se non lo sapete, la Fondazione Centro Studi Doc è un centro di ricerca che cerca soluzioni cooperative per i lavoratori che fanno esperienze di precariato lavorativo. Quindi noi siamo molto legati al mondo della cooperazione, anche perché è una fondazione finanziata proprio dal mondo della cooperazione, da sette cooperative, sette realtà di cui cinque cooperative. E in particolare abbiamo deciso di dedicarci al tema delle cooperative di comunità. Tanto per cominciare, sappiamo che le cooperative permettono il controllo diretto del proprio lavoro e anche una gestione democratica, e per questo sono laboratori formalizzati di partecipazione. E sicuramente quindi rientrano perfettamente nel tema di democratizzare il lavoro e le pratiche lavorative. Anche con il Covid abbiamo visto che il mondo cooperativo ha effettivamente avuto una spinta particolare, come tutte le pratiche di solidarietà e di mutualismo, tant'è che anche gli esperti scrivono che ci sarà comunque un incremento dell'uso del modello di impresa cooperativo nel futuro. E in particolare, quello che oggi andremo ad analizzare saranno le traiettorie che le cooperative offrono ai cittadini e ai lavoratori per ripensare le dinamiche di potere esistenti per cercare di effettuare cambiamenti nel mondo, nel contesto sociale nel quale ci si trova e anche nelle comunità e nei territori. Per questo ho invitato e ringrazio i relatori per aver accettato l'invito. Ho invitato Paolo Venturi, che è direttore di ALCON dell'Università di Bologna, Carmelo Rollo, che è il presidente di Lega Coppuglia, e poi avrei invitato
Maria Ramella, che è presidente della cooperativa di comunità Brigi, ma che purtroppo per problemi tecnici legati alla piattaforma non riesce a connettersi. Io spero sempre nel miracolo, però al suo posto c'è Isabella Ippolito di Lega Coop Liguria, che in 3-2-1 è intervenuta, quindi diciamo che ringrazio tutti, ma Isabella la ringrazio un po' di più perché effettivamente intervenire in questo modo, poi so che sei sempre preparatissima, quindi grazie mille. E, dato che Maria mi ha detto di andare avanti perché non riesce proprio a connettersi, io a questo punto procederei, dico solo per chi ci sta ascoltando. Di utilizzare, se volete fare delle domande, preferibilmente il Q&A che trovate all'interno delle finestrelle. Voi vedete le finestre evento, my agenda e sessione. Su sessione, cliccate su quello, c'è la chat e a lato anche il Q&A. E quindi lì potete tranquillamente fare le vostre domande ai relatori. Ci sarà, ogni relatore avrà qualche minuto per una presentazione iniziale, poi ci sarà comunque il tempo per fare qualche domanda. Però a questo punto non perdo altro tempo e passo subito la parola a Paolo Venturi di Icon. Grazie, grazie Francesca, grazie a tutti dell'invito. Sono felice di, così, innanzitutto di essere con voi perché fin da quando ho letto il primo articolo, poi il manifesto e poi anche tutto quello che è seguito, sono stato abbastanza inizialmente sorpreso, anche perché il tema è un tema molto radicale, che normalmente è portato avanti da alcune piccole minoranze. Invece questa volta forse è una fase storica che da questo punto di vista ci sta regalando delle opportunità. Si è creato anche intorno a questo un movimento. Oggi parliamo di un movimento che attiva e che ingaggia, fra virgolette, come metodo, come antidoto, in questo caso alla demercificazione, decarbonizzazione e all'equità, un altro movimento, che è il movimento cooperativo. C'è una sorta di similitudine, non penso sia assolutamente un caso. Tutte le grandi trasformazioni hanno a che fare con dei movimenti, cioè hanno a che fare con dei processi che nascono da alcune minoranze profetiche e poi attivano una diversa modalità, appunto condivisa, collaborativa, fino anche cooperativa, per promuovere delle vere e proprie trasformazioni. Quindi la cosa mi fa molto piacere. Poi, come dirò dopo, mi fa particolarmente piacere il fatto di non soltanto parlare genericamente di democrazia, ma in qualche modo di entrare dentro un aspetto molto invisibile, che è il tema della partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali, alla governance. Non si tratta appena di ingaggiare la cittadinanza, cosa assolutamente buona, non si tratta, qui il tema è proprio entrare nei processi di creazione del valore. E non soltanto di occuparsi della sua redistribuzione, anche quello, ma soprattutto penso sia questo l'elemento. Quindi vado veloce, mi sono fatto 4-5 punti nel tempo che mi avete dato. E allora, la prima cosa, demercificare, decarbonizzare, no? C'è il suffisso de in qualche modo ha a che fare, no? Con qualcosa che abbassare il livello, no? Separare, allontanare rispetto a qualcosa, in questo caso la mercificazione della società o la carbonizzazione della produzione. Invece la parola democrazia non è tanto un suffisso, nel mezzo c'è demos, che ha a che fare con il popolo, con ciò che viene dal basso, e quindi ha a che fare con il governo, cioè col potere. E queste due cose sono messe insieme. È come se, diciamo, il tema della democrazia, quindi il tema del governo e di come si gestisce, si distribuisce il potere, avesse poi, fosse la premessa di tutte le altre due sfide. Non c'è decarbon, non, a mio avviso è illusorio pensare alla decarbonizzazione e alla demercificazione della società con tutto quello che comporta, senza costruire le premesse di questa trasformazione, che sono una maggiore equità, una maggiore democrazia.
Quindi il tema della democrazia è centrale ed è forte ed è il centro di questo manifesto. Ma è un tema della democrazia, è la cosa potente, che non è declinata in termini appena politici, ma il tema della democrazia, spiega appunto, è un tema che viene posto a livello economico innanzitutto. Cioè una democrazia non può reggersi se il potere economico è concentrato in poche mani. E anche se facciamo un esercizio corretto della democrazia in termini politici, quindi se compiamo il nostro compito di elettori. Quindi il tema della democrazia è qualcosa che ha a che fare con questa fase, quindi non si transita, siamo in una fase di transizione, transizione digitale, transizione ecologica, se in un certo senso non ci si trasforma. E la prima trasformazione è evitare la plutocrazia, cioè evitare processi di concentrazione della ricchezza in poche persone che comunque sono rischi presenti anche in un processo coerente, misurato dagli indicatori verso gli obiettivi di decarbonizzazione piuttosto che di sviluppo sostenibile. Cioè possiamo raggiungere la sostenibilità, raggiungere gli obiettivi o tenendo dentro la democrazia oppure tenendola fuori. E guardate che non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa. In un caso si parla appunto di ottimizzazione di processi, in altri casi invece il tema è ha a che fare con un'idea di sviluppo. Varas diceva: quando porrete mano alla ripartizione della torta, non potrete ripartire le ingiustizie commesse per farla più grande. Cioè siamo in questa fase qua. Cioè il tema è che se per fare la torta più grande abbiamo commesso delle ingiustizie, poi non possiamo polarizzarci solo sul come viene redistribuita, magari affidandoci al capitalismo compassionevole. Diventa fondamentale capire come noi la facciamo questa torta e quindi mettere le mani sul come. E qui entra in gioco il tema della democrazia all'interno dei processi di produzione del valore. Ed entra in gioco soprattutto la cooperazione, che da sempre, da quando si è affacciata nella storia, è stato un metodo di creazione del valore che non separava l'economico dal sociale e la produzione dalla redistribuzione. Qui la taglio col coltello, ma è essenzialmente questo l'elemento, diciamo, di modernità e che corrisponde di più alla, appunto, ai desiderati anche di questo manifesto. Quindi è come se questo manifesto dicesse che se vogliamo immaginare un dopo buono, dobbiamo occuparci del prima e di come si genera valore. E quindi è un problema, Barca direbbe, predistributivo, non soltanto redistributivo. E quindi è un problema di democrazia economica, da cui non se ne esce con processi di riforma. No, qui riformare ormai è troppo tardi. Questa è una grande occasione per trasformare, cioè in qualche modo non soltanto cambiare le regole, no, le normative, e creare utilizzare dei criteri più equi nella ripartizione delle ricchezze, ma qui occorre fare un'operazione appunto di field building, ridisegnare proprio il campo da gioco e le regole, e quindi risostanziare lo sviluppo. Ma qual è la sostanza dello sviluppo? La sostanza dello sviluppo, sostenibile in particolare, sapete il tema dello sviluppo, la parola sviluppo è diversa dalla parola crescita. La crescita la possiamo in qualche modo osservare nella, diciamo, sommatoria degli scambi economici che all'interno di un'area in qualche modo si riproducono. La dimensione dello sviluppo invece ha a che fare con la parola togliere i viluppi, togliere gli ostacoli. A cosa? Essenzialmente a una cosa, cioè alla libertà. Cioè il tema dello sviluppo è collegato al tema della libertà. E qui, non so, facile per esempio citare il libro, no, di Amartya Sen, dove dice: sviluppo è libertà. Quindi il tema della libertà, capite che è centrale. E il tema della libertà noi l'abbiamo sempre declinato come libertà soprattutto in senso negativo, cioè in senso negativo dal punto di vista, diciamo, della filosofia della libertà, cioè libertà da qualcuno, dalla deprivazione, è una cosa assolutamente giusta. Siamo stati sempre però timidi nel declinare la libertà in senso positivo, cioè la libertà come dimensione contributiva, la libertà come partecipazione a. È qui che entra il tema della cooperazione e soprattutto la libertà nel lavoro, non dal lavoro, nel lavoro.
Cioè il fatto che il tema della democrazia abbia bisogno anche dell'apporto della libertà dei lavoratori nei processi di produzione del lavoro è veramente l'idea forte di questo manifesto. Perché il tema del lavoro, soprattutto oggi, viene, se pensate, derubricato o nella narrazione, no, della libertà d'impresa e quindi di fare chiaramente, perché è una cosa buona, no, libertà d'impresa, che però sappiamo spesso si traduce nella distopia, no, di costruzione delle start-up, dove poi il vero orizzonte è quello di fare exit, no? In qualche modo fare evaporare il valore e metterlo a disposizione dell'ultimo dei monopolisti. Oppure parlare giustamente di upskilling, reskilling, oppure parlare in qualche modo del tema del compenso del lavoro solo dal punto di vista della lotta alle povertà. Invece il tema del compenso del lavoro ha a che fare col valore del lavoro, col significato del lavoro. Quindi capite che il tema dello sviluppo è legato al tema della libertà, e il tema della libertà va esercitato anche nell'impresa, nel modo con cui in qualche modo si interpreta e si vive l'impresa da lavoratore, cioè da persona che in questo caso nel modello cooperativo entra in gioco come attore e protagonista del governo e delle decisioni e non soltanto di una parte, di una funzione, di utilità che fa funzionare un sistema di cui lui è soltanto una sorta di protesi. Quindi da questo punto di vista il tema è potente e per certi versi andrebbe poi accompagnato anche dopo questo momento. Appunto il tema del lavoro e della democrazia, scusate, il tema della democrazia come antidoto alle distopie che passa attraverso il lavoro, ma non solo il lavoro inteso come partecipazione anche dei lavoratori, ma anche per esempio come senso del lavoro, che è l'altro elemento secondo me fondamentale. È un elemento fondamentale, se pensate anche alla cooperazione, no? Quando è emersa nella storia, ancora prima di Rochdale, si chiamavano utopisti quelli che prima di Rochdale in qualche modo si muovevano insieme per provare a cambiare, no, queste distopie che stavano dentro al taylorismo. E questi utopisti sostanzialmente avevano come sinonimo della parola cooperazione due parole. Andatevi a leggere il bellissimo libro di Antonio Zanotti che si chiama Prima di Rochdale. In quel libro lì è descritto molto bene, usavano la parola felicità e comunità come sinonimi della parola cooperazione. Come a voler dire che il tema del lavoro non è soltanto un riscatto, un antagonismo giustificato rispetto a un modello che in qualche modo tendeva a sfruttarli, ma era un modo anche di dare senso a quello che facevano loro, dare significato. Guardate che oggi molto del problema delle disuguaglianze è legata a questa separazione fra la dimensione oggettiva e soggettiva del lavoro, cioè in qualche modo il lavoro in qualche modo è svuotato dai suoi significati, è svuotato dai suoi significati perché appunto le persone non sono libere in molti casi, non sono assolutamente libere. E quindi da questo punto di vista occorre recuperare il senso del lavoro. E il tema della democrazia del lavoro e il tema della cooperazione, secondo me, sono una delle più grandi modalità che la storia ci consegna, non solo per partecipare alla produzione del valore, ma anche per esercitare la libertà e promuovere il senso del lavoro. Cosa, ripeto, tutt'altro che scontata. Ripeto, anche su questa cosa qui vedo sempre e mi mortifica il dibattito, soprattutto sui compensi, derubricato proprio nel dibattito contro le povertà, che per carità è effettivamente è così, ma il vero tema del giusto compenso non è solo legato al prezzo all'ora, è legato al valore di cui sto facendo, delle cose che sto facendo. E guardate che quando il lavoro perde senso, il lavoro viene vissuto come una schiavitù. E qui il tema del centrale. E quindi recuperare il significato e il senso del lavoro è anche un tema di libertà, di esercizio di libertà. E pensando a questa cosa mi sono venuti in mente tre autori, tre persone che nella storia hanno detto questa cosa in maniera mirabile. Il primo è Primo Levi, quando nel suo libro parla, no, del muratore, no, dice il muratore italiano che mi ha salvato la vita, quando lo mettevano a tirar sui muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale, no? L'idea del lavoro ben fatto, come educazione, quindi il fatto di dare senso anche nel luogo
che era il, diciamo, il luogo più infernale forse della storia. Oppure Marshall, che è di fatto l'economista che più di tutti ha promosso la cooperazione della sua epoca, che ha costruito e promosso il modello cooperativo proprio intorno a questa idea, cioè per in qualche modo superare l'idea di prodotto sprecato, e il prodotto sprecato era il lavoratore, il lavoro delle persone. E diceva appunto che il lavoro è la modalità con cui si forma o si trasforma il carattere del lavoratore. Quindi pensate questa cosa, no? Il tema della partecipazione non tanto e solo per, diciamo, la partecipazione, ma per il carattere, quindi l'identità, fino ad arrivare ad Hannah Arendt, che in qualche modo va giù dritto e dice, diciamo nel 51, che il male radicale risiede nella volontà del perverso di rendere gli uomini superflui. È come se le tendenze politiche, sociali ed economiche di questa epoca congiurino segretamente per maneggiare gli uomini come cose superflue. Sembra scritto oggi rispetto alle distopie che stiamo vedendo all'interno del lavoro, dalle grandi piattaforme al capitalismo estrattivo, a tutta una serie di svuotamento dei significati. Ecco che, e quindi arrivo in chiusura perché ho terminato il mio tempo, il vero passaggio qual è? Il passaggio è che oggi, e lo dico da economista, il vero, la cosa che è abbastanza visibile è che siamo di fronte a un passaggio epocale, o meglio che il capitale nella quarta rivoluzione industriale, per la sua remunerazione, non ha più bisogno di un cittadino lavoratore, ma ha bisogno soprattutto di un cittadino consumatore. E questa cosa qua si sta vedendo, la stiamo vedendo tutti. È un grande svuotamento, soprattutto anche dell'origine della ricchezza. Adam Smith nel 1776, no, avviava il suo, quello che un po' è il manuale, no, di riferimento, perché chiunque studi l'economia, diceva che la ricchezza delle nazioni è incorporata, no, nel lavoro umano. Ecco, questa cosa qui oggi è fortemente a rischio. Quindi bene questo manifesto, bene in qualche modo riportare il tema della democrazia al tema della libertà, e bene in qualche modo riproporre l'idea della cooperazione come metodo capace non solo di promuovere la democrazia, ma promuovere l'idea di lavoro come opera, cooperare, a che fare con l'idea di lavoro come opera. Il lavoro come opera non è solo, ti dà l'idea del lavoro non solo come diritto, ma anche come bisogno della persona. I diritti nella storia possono essere per un certo tempo anche negati. I bisogni invece sono esistenziali, sono fondamentali, esistono sempre. E il tema del lavoro è centrale. Quindi il lavoro è la modalità con cui le persone si realizzano. Quindi io penso che in questa fase radicale, per certi versi anche potente e politica, riportare al centro del dibattito il tema del lavoro, della sua, diciamo, come elemento di democrazia in termini di partecipazione dei lavoratori, lanciando il modello cooperativo, sia una cosa fondamentale. Perdiamo troppo tempo nel costruire, diciamo così, prospettive nell'osservare nell'evoluzione del capitalismo nella sua verse compassionevole o degli stakeholder, e dedichiamo troppo poco tempo invece al terzo pilastro, al mutualismo, che nella storia sono la modalità più adeguata per concorrere a risolvere questi problemi e a generare un'idea di sviluppo diversa. Quindi il tema è, a mio avviso, centrale. Spero non ci sia un'altra occasione per approfondirlo. Ricordo solo una cosa, il termine. La nostra Costituzione, l'articolo 45, sapete, parla, no, della funzione sociale delle cooperative, ma c'è un articolo, quello dopo, il 46, che in qualche modo rilancia questa cosa, rilancia il tema della partecipazione del lavoro. Me l'ero segnato, eccolo qua. Ai fini dell'elevazione economica, e sociale del lavoro, quindi il tema della partecipazione non è appena un contributo a qualcosa, è l'elevazione economica e sociale del lavoro, e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti, bla 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 bla. Ok, quindi il tema è che la partecipazione del lavoro non è soltanto una cosa da inserire, è una cosa da riconoscere e promuovere. E quindi c'è bisogno di un'idea di sviluppo, di leggi, di un'idea di, anche di soluzioni, di politiche che non lavorino soltanto per Stato e mercato, ma che creino le opportunità per una democrazia effettivamente diversa, e quindi per una biodiversità economica, che dia la possibilità ai lavoratori di esprimere la propria partecipazione, senso e libertà dentro l'impresa e non solo di fianco o a margine. Grazie.
Grazie a te Paolo, very inspiring. Proprio un'introduzione perfetta per questa settimana di studio attorno a questi temi. Grazie mille, davvero. Poi ritorneremo su di te con qualche domanda. Passo quindi la parola a Carmelo Rollo di Lega Puglia, che ha sicuramente qualcosa da dire su come proporre nuovi modelli di mutualismo Sì, e di grazie Francesca, comunità. grazie a tutti voi. Anch'io, quando ho letto l'invito, sono stato molto contento e felice, soprattutto perché poi mi sono informato rispetto a quello che stava accadendo. Quindi, cioè, devo dire la verità che fino a quel giorno non sapevo che c'era questa, a differenza del professor Venturi, che invece è molto più bravo di me. Ne approfitto per dire che sentire Paolo Venturi ci si arricchisce, no? Nel senso che la collaborazione anche con Icon, questo è importante proprio perché c'è bisogno di condividere e soprattutto c'è bisogno di costruire un nuovo paradigma, che un po' sono le cose che ci ha ricordato, e anzi brillantemente ci ha ricordato il professor Venturi, o Paolo Venturi, visto che facciamo parte della stessa famiglia. Detto questo, voi mi avete invitato perché volete che vi racconti un po' quello che è accaduto nella mia regione rispetto alle cooperative di comunità, così entro in merito un po' alla democrazia, alla condivisione e anche al rapporto tra persone, perché dal nostro punto di vista, quindi un nuovo mutualismo di fatto, no? E dal nostro punto di vista siamo partiti da questi presupposti per costruire le cooperative di comunità in Puglia. È accaduto ormai 12 anni fa. Nel senso che ne abbiamo fatta di strada, abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo anche un po', come dire, deciso tutti insieme di dare un'opportunità a tutte le persone, di partecipare, quindi di condividere un percorso. Di questo si tratta. Abbiamo iniziato a fare non abbiamo aspettato che qualcuno ci chiamasse per raccontarci, come dire, la voglia di costruire e costituire una cooperativa. No, siamo andati e abbiamo cercato il confronto con le persone, le comunità, soprattutto se a partire da comunità che già stavano vivendo una sorta di abbandono. Per comunità intendo, come dire, proprio i comuni, e quindi c'era una sorta di abbandono in queste comunità, in Puglia, differente di altre regioni, immagino, ma insomma. Comunque c'era l'abbandono e già si misurava. Detto questo, c'era anche, appunto 12 anni fa, uscivamo fuori da una grande crisi economica, quindi c'era anche una sorta di bisogno che emergeva, e quindi ci siamo resi conto che, ecco, lo strumento cooperativo poteva essere una delle risposte, non tutte le risposte, ma una delle risposte. Ma per poter essere una risposta bisogna anche costituire un'impresa, questa è la verità. Quindi noi abbiamo, come dire, provato a confrontarci con le comunità e soprattutto abbiamo imparato a ascoltare le comunità e quindi le persone, perché tutto parte dall'ascolto, che molto spesso non viene preso in considerazione da altri ambienti, devo dire. E quindi l'ascolto è diventato straordinariamente importante. Prima perché ci ha arricchiti, perché ascoltare arricchisce, e soprattutto perché poi dall'ascolto abbiamo potuto fare un minimo di sintesi rispetto a quell'ascolto. Cos'è accaduto? Sono emersi i bisogni. Quell'ascolto ci ha anche raccontato una necessità o delle necessità, ma soprattutto anche dei bisogni delle persone che poi noi abbiamo avuto appunto la fortuna di ascoltarli. A quel punto abbiamo pensato che potevamo rispondere ad alcuni bisogni, quindi partendo appunto da presupposti che erano un po' quelli che diceva il professor Venturi. E sostanzialmente la democrazia e la libertà, ma e di fatto siamo partiti da questo, cioè abbiamo raccontato, lo dico in premessa, per me o per tutti noi, la cooperativa di comunità più bella che noi potessimo immaginare o che possiamo immaginare è per esempio una comunità dove tutti i maggiorenni di quella comunità partecipano, e poi dico anche perché, ma questo è il senso, cioè avere tutti, come dire, impegnati intanto nella difesa del bene comune, da un lato,
nella promozione del bene comune e soprattutto in una nuova progettualità che possa consentire non solo a loro ma anche agli altri, quindi ad altre persone, di condividere un percorso. Siamo partiti un po' così, insomma, siamo partiti da un piccolo comune del Pugliese, che è Mepignano, per una serie di ragioni aveva già una storia dietro anche di comunità che organizzata, che aveva anche già dentro all'interno dei processi di condivisione molto alto, e quindi siamo partiti da lì. Per fare che cosa? Intanto appunto per rispondere a quelli che erano i bisogni di alcune parti di quella comunità, in modo particolare i bambini e gli anziani, perché noi ci siamo resi conto che erano le criticità, sto parlando di quei 12 anni fa, oggi la situazione a mio avviso è ancora peggiore rispetto a quella data, ma 12 anni fa comunque c'erano già queste criticità. Abbiamo cominciato ad ascoltare anche i bisogni dei nuovi anziani, che non erano gli anziani che, come dire, di 10 anni prima, ma erano i nuovi anziani, quegli anziani che per una serie di ragioni avevano già iniziato il rapporto, per esempio, con i social, avevano iniziato con nuovi strumenti. Quindi ci siamo resi conto e abbiamo pensato di cominciare a dare anche risposte a persone che avessero, come dire, dei bisogni differenti e diversi rispetto a quelli che fino a qualche tempo fa avevano. Così abbiamo costituito la prima cooperativa di comunità senza una legge di riferimento. Abbiamo avuto grandi problemi perché il notaio o il sistema notarile non ci voleva approvare lo statuto, quindi c'è stata una grande discussione. Devo dire che l'organizzazione, la mia organizzazione, Lega Coop Nazionale, ci ha messo a disposizione una serie di, come dire, anche rapporti con il notariato. Alla fine abbiamo avuto il primo statuto, quindi omologato, e da lì è partita la nostra storia. Dopodiché avevamo bisogno di una legge di riferimento, questo è il senso. Con molta, molta pazienza e soprattutto con una condivisione con l'allora politica regionale, abbiamo, come dire, proposto prima e poi ottenuto una legge regionale, che credo sia una delle prime, adesso molto discutibile proprio perché è una delle prime, ma se non sbaglio è la prima in Italia a livello regionale, adesso stiamo aspettando quella nazionale. Infatti nasce la legge nel 2014 e quindi è, come dire, un punto di riferimento importante. Noi abbiamo fatto una scelta in quella legge, abbiamo chiesto che ci fosse anche una minima partecipazione della comunità, del numero delle persone che fanno parte di quella comunità, perché poi chi si chiami cooperativa di comunità. Ne avremmo potuto fare a meno, ma in verità, è appunto la premessa che abbiamo detto prima, è che noi vorremmo che partecipassero tutti. Chi ha interesse a dare, ma anche chi vuole ricevere, ma soprattutto con l'idea appunto della difesa del proprio bene comune, quindi alimentare quella che è, come dire, la condivisione su un territorio più vasto. Questo è un po' il senso. Da lì è iniziato questo percorso, visto che dopo poco tempo provo ad accelerare, e così abbiamo iniziato. Oggi sono tantissime le cooperative in Puglia e quindi le comunità che si sono già organizzate, le cooperative di comunità, sono migliaia i soci delle nostre cooperative, migliaia, e quindi è un mondo. A che cosa può essere utile? Intanto a informare. Guardate, è straordinario l'informazione tra persone attraverso uno strumento di questo tipo. Vi faccio un esempio, vi chiedo di immaginare, per esempio, tutti si parla della transizione energetica da un lato, della transizione anche ambientale, no? Quindi anche dell'impegno di ognuno. Va bene tutto, va bene i documenti, vanno bene i manifesti, vanno bene, ma c'è la necessità di che il tutto venga condiviso con tutte le persone del paese e quindi del mondo. E noi riteniamo che tutti noi nel loro mondo diventino protagonisti di un cambiamento. E questo è stato un modo. Le cooperative di comunità ci hanno aiutato in questo.
perché è facile condividere un percorso quando esiste un aggregato che comunque risponde e ti viene dietro. Quindi sostanzialmente c'è una proposta che viene dal basso che sostanzialmente può diventare la proposta del territorio. E questo è accaduto, tant'è che oggi si parla di rigenerazione urbana all'interno di questi gruppi, quindi recuperiamo quello che, sta, che poi fondamentalmente in questi anni è stato abbandonato. Si parla di RSA diffuse, non più questo, queste mega grattacieli dove puoi abbandonare le persone nell'ultima parte della loro vita, ma invece tenerli nel centro di ogni comunità, dove c'è il contatto con le persone, dove si vive sostanzialmente, come dire, anche l'ultimo periodo in contatto con la signora o col signore che passa da quella piazza. Quindi dando anche, ridando vita sostanzialmente anche agli stessi centri, che nel frattempo, alle stesse comunità che nel frattempo sono state abbandonate. Per fare questo c'è bisogno di risorse. E ha ragione il professor Venturi, perché poi l'economia... Cioè, sostanzialmente noi rispetto a questa operazione abbiamo dato lavoro, certo lavoro, tanto lavoro, perché tutto ciò che è il progetto poi ha bisogno di persone che lavorano, ed è un lavoro dignitoso, molto, da protagonista, e soprattutto un lavoro che risponde a quelli che sono appunto i bisogni di quelle persone che sono state chiamate a fare quel lavoro. C'è ancora bisogno di fare molto. A oggi, per esempio, in Puglia abbiamo avuto poche risorse a disposizione, con i nuovi fondi strutturali speriamo che arrivi di più. Però, visto che sta per finire, credo, il mio tempo, io ne racconto l'ultima parte. Noi stiamo parlando molto di transizione energetica. Da tanto tempo ho sentito il ministro, abbiamo letto, leggiamo tutti i giorni. Io credo che sia uno dei passaggi fondamentali per il futuro, ma anche lì, rispetto alla transizione energetica, c'è un piccolo... Ecco, credo che c'è bisogno di fermarsi un attimo. Noi conosciamo l'esperienza rispetto alle energie rinnovabili, per esempio nella nostra regione. Abbiamo abbattuto molto il CO2, dobbiamo ancora fare molto di più perché questo accada, però è anche vero che rispetto all'impatto sociale è successo zero. Allora mi chiedo e vi chiedo, considerato ne approfitto della piattaforma, se non fosse importante, interessante e soprattutto utile che le comunità partecipino alle attività di questi progetti in termini molto concreti, facendo parte, dandole delle quote all'interno delle società che montano. Se ci pensate bene, quando si monta un impianto di energie rinnovabili si toglie valore aggiunto a quella comunità. Se fotovoltaico si eliminano i terreni, comunque quei terreni fino a ieri erano un valore, no? Un valore economico per quella comunità. Dal giorno dopo sono un valore per quella multinazionale che ha fatto il mega impianto, se ci pensate. Al territorio rimane ben poco, anzi non rimane nulla. Allora l'idea è questa, visto che nella transizione energetica si stanno utilizzando, come dire, risorse del... nostre risorse, PNRR sostanzialmente sono risorse nostre, delle persone di questa Unione, di questa Europa. Beh, io credo che sia giusto che chi utilizza quelle risorse, come dire, parta da un presupposto, che la comunità deve essere una comunità protagonista di quell'impianto, quindi deve essere socio, per essere chiari, degli impianti, quindi della società che fa quell'impianto. A cosa serve? È facile immaginarlo. Se ogni cooperativa di comunità, anzi, lo dico meglio, ogni comunità, al di là se sta in cooperativa o in associazione, per me non cambia. Beh, però in quella circostanza una, come dire, impresa di comunità, una comunità avrebbe le risorse per dare appunto, per costruire quelle risposte che, come dire, dal basso, a mio avviso dall'alto, ma comunque dalle stesse persone, come dire, sono state, quindi dare risposte ai bisogni di quella comunità. Ecco, riteniamo che questo possa essere un passaggio importante, fondamentale. Peraltro, chiudo qui, insomma, noi leggiamo che molto spesso le comunità non accettano questi impianti sui territori.
Beh, questo forse potrebbe anche aiutare, come dire, un sistema più veloce, no? Perché queste opere, queste infrastrutture diventare, come dire, si possono realizzare nel più breve tempo possibile. Non so, credo di aver finito il mio tempo e vi ringrazio. Grazie Carmelo per questa panoramica sull'inizio anche del movimento e sulla nascita delle cooperative di comunità e per questo interessante ultimo spunto. Vi ricordo che se volete fare domande potete farle nel Q&A. E passo la parola a Isabella Ippolito di Legacoop Liguria, che fa la vece di Maria Ramella, presidente di Brigi, cooperativa di comunità, che ci racconterà come funziona una cooperativa di comunità, da un esempio concreto. Grazie mille Isabella ancora. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio tutti e devo dire che quando il nostro responsabile Roberto Pucci Lamarca ci ha dato la notizia che Maria avrebbe partecipato a questo incontro eravamo molto lieti perché effettivamente è un segnale molto forte. Quindi farò, per non snaturare l'intervento, ma per non snaturare neanche me, faccio una presentazione che è quella che aveva preparato Maria con dovizia e passione e poi due parole magari le dico perché altrimenti non sarebbe fluido. Allora, intanto chiedo conferma perché, come dicevamo, che voi riusciate a vedere tutto. Voi vedete? Adesso sì. Ok, perfetto. Allora, intanto parliamo di cooperative di comunità insieme e parliamo di una cooperativa che si chiama Brigi, che nasce tra l'altro, come diceva anche Rollo, a ridosso di un inizio di legge regionale del 2014 della regione Liguria. Mendatica è un paesino nelle Alpi Liguri, del ponente Ligure, quindi quasi sul confine della Francia, e questa cooperativa di comunità nasce da un gruppo di abitanti del posto, per la maggior parte giovani, che hanno deciso di sviluppare maggiormente tutto ciò che c'era intorno alle attività della Proloco, per trasformare quindi questo associazionismo in un'opportunità di, tramite l'innovazione sociale del modello della cooperativa di comunità, per dare un'altra opportunità a se stessi, ma soprattutto al territorio. È molto importante il gruppo di partenza e quindi abbiamo persone che si occupano, agricoltori, abbiamo ingegneri che comunque decidono di continuare a vivere lì, chi si occupa di turismo. La scelta è stata mirata e quindi questa opportunità, che è stata una scommessa tutti i giorni, ha scelto come attività primarie il turismo sostenibile e quindi si è occupata di riattivare e riposizionare dei cicli locali che sono non soltanto economici e sociali, ma a volte anche di infrastrutture, quindi la sentieristica piuttosto che dare una seconda vita a strutture pubbliche, per cercare di dare linfa vitale reale al territorio. Il territorio è sicuramente un dove sorge la cooperativa di comunità, ricco dal punto di vista naturalistico, ma con grandi problematiche, uno di accesso già fisiologico, perché è comunque in alta montagna, in montagna e ovviamente difficilmente raggiungibile, e negli ultimi, e da quando è nato, ha subito isolamenti, cause, cambiamenti climatici, quindi paleofrani, isolamenti per più di un anno, smottamenti, sono rimasti isolati per altri 18 mesi. E proprio in questi giorni in Liguria stiamo vivendo una nuova stagione autunnale e a ridosso dell'anniversario dell'anno scorso, che era il 4 di ottobre, siamo lì a vedere e speriamo che non ci siano altri problemi. Questo per dire che la resilienza, che è un termine che sicuramente io uso senza problemi, anche se so che è molto inflazionato, nella cooperativa di comunità di Brigi viene riconosciuto come DNA.
come vediamo appunto nell'entroterra, quali sono i punti iniziali, il contesto che ha permesso a Brigì di nascere e svilupparsi come cooperativa di comunità. Abbiamo una proloco esistente precedentemente, un'amministrazione sicuramente virtuosa, quindi non soltanto per efficienza, ma per apertura per tutto ciò che gli si è proposto, un'amministrazione che ha ascoltato e cercato di trovare delle soluzioni insieme, non soltanto con la cooperativa, ma anche con gli organi funzionari di LegaCoop, che stavano cercando ovviamente di permettere un inserimento nel contesto anche istituzionale della cooperativa. Il team giusto, certamente, c'è stato comunque un riconoscimento di un obiettivo comune, come diceva giustamente anche Paolo Venturi, dove la ricerca di un'identità condivisa come moto di libertà è stata fortissima, ed è quello che comunque tutti i giorni sprona questi giovani e queste persone a perpetuare le attività e trovare sempre delle soluzioni. Ovviamente in questo caso si va a esprimere quelle che sono state le sensibilità individuate anche poc'anzi durante le esposizioni precedenti, la sostenibilità che si pone la cooperativa di comunità di Brigì dall'inizio, sicuramente economica, ma soprattutto ambientale e sociale, quindi decisamente valoriale, come veniva sottolineato prima. Il lavoro sul team è costante da tanti punti di vista, sia di formazione, sia di ascolto, quindi riprende il tema di Rollo, questa azione maieutica, in cui si ascoltano non soltanto le idee, ma si ricerca ogni volta di vedere ogni persona, come può, in un contesto che cambia quotidianamente, dare e ricevere quello che è in quel giorno, che non è più uguale a quello prima, opportuno per i nuovi bisogni che vengono immediatamente individuati. La mappa delle collaborazioni, Brigì ha costruito dall'inizio una stretta rete di collaborazioni locali, quindi sul territorio della provincia, della regione, e poi nazionale, anche grazie a, non soltanto al supporto di LegaCoop, ma anche dalla parte dalla voglia anche di questa cooperativa di partecipare alle attività, che spesso comunque sono un carico, noi lo sappiamo bene, è difficile a volte partecipare anche alle attività che vengono organizzate dal nazionale o altro per i cooperatori. Loro sono stati assolutamente partecipi da sempre, con grande umiltà e entusiasmo, e oramai sono anche attori all'interno di partnership di progetti europei che li vedono come soggetti coinvolti, adesso come partnership, e continuano a procedere in questo modo. Ovviamente chi è il beneficiario di tutto questo? Questo valore dove viene distribuito? Ovviamente ai soci, ma anche a questi visitatori che hanno la possibilità, attraverso la lente fornita, costruita e ideata dalla cooperativa di comunità, di vivere questa proposta turistica in un modo autentico, accompagnati dai cooperatori di Brigì. Le attività vengono proposte in un modo molto ad alta qualità, e il target sono la famiglia e anche tutte le attività outdoor tradizionali e alternative. Sono stati attivati anche dei progetti con le scuole, e quindi durante l'anno le scuole che hanno attivato delle convenzioni, dei progetti, si recano sul posto e sviluppano delle attività di sensibilizzazione per gli studenti insieme a Brigì. Beneficiare anche le comunità locali all'interno di questo grande movimento di energia, idee, e impegno e valori, posso dire sicuramente, che magari Maria non avrebbe detto, la cooperativa di comunità di Brigì ha un ruolo non indifferente anche all'interno di quello che è in questo caso il Parco delle Alpi Liguri, che adesso è in fase di, tra virgolette, riorganizzazione negli ultimi anni,
ma la cooperativa ha dato grande linfa non soltanto per l'entusiasmo, ma anche per processi di innovazione organizzativa. Si è occupata di organizzare degli incontri, raccogliere le idee, fare da filtro, da membrana, quindi anche questo ovviamente è un ruolo che si è costruita naturalmente e che sta portando avanti. Gli amministratori locali ovviamente rientra nel caso precedente, e qua abbiamo un excursus della storia della cooperativa di comunità di Brigicchie, che continua a essere in evoluzione. Partiamo dal 2015, anno in cui vi avevo detto la regione Liguria finalmente, grazie ovviamente al lavoro di sensibilizzazione da parte del mondo cooperativo e non solo, esce con una legge regionale. Quindi la Proloco di Mendattica e questo gruppo inizia ad ascoltare, a sentirsi forse riconosciuti da questo modello che non conosceva. È intervenuto, e qua anche per capire quali sono i passaggi, nel frattempo il bando COP Startup, e quindi a ridosso, come vedete, 2016, per chi è tra virgolette operativo comprende che sono tempistiche, ma comunque quel poco tempo che è stato impiegato per dare l'inizio di attività è anche grazie sicuramente al bando di COP Startup, che è un bando che COP ha creato sul territorio della Liguria, che promuove l'innovazione e con grande lungimiranza anche l'innovazione sociale. Si è andati avanti, come vedete, sono cresciuti i soci, sono cresciuti i collaboratori, continuando a implementare formazione e progettualità e rete, e sicuramente avendo un grande aiuto anche dalla rete della cooperazione nazionale ed europea. Siamo nel 2021 e magari poi parleremo di qual è adesso il punto della situazione, perché si inserisce in un quadro normativo più confuso, ma forse più delineato. Confuso nel senso che si ha ancora una difficoltà di raccogliere in una visione proprio limpida, per non soffocare le attività e non dover chiudere comunque in un contenitore tutto ciò che continuano a immaginare e a fare. E poi dall'altra parte ovviamente l'avvicinamento anche a ridosso della riforma del terzo settore, della cooperativa di comunità di Brigitte, a un passaggio verso ovviamente il terzo settore. Faccio un excursus un po' più veloce. Queste sono le attività, come dicevamo prima, è un territorio di montagna che prevede anche un bosco e un fiume che percorre proprio la valle. Hanno creato quindi anche un parco avventura diversi anni fa, in un periodo in cui comunque soprattutto nella Liguria erano non numerosi, dedicato ovviamente a tutti, ma prevedendo dei percorsi anche per i bambini molto piccoli, con il chiosco tutto gestito dalla cooperativa, l'area picnic e l'area giochi. La sensibilizzazione parte per la cooperativa di comunità ed è inclusiva da tutti i punti di vista. Questo è un rifugio, il rifugio da Cardella, che hanno preso negli anni, non ovviamente il primo anno, e gli è stato dato in gestione attraverso ovviamente dei patti di collaborazione con il comune di Mendattica. È un rifugio molto bello che la cooperativa di comunità di Brigin non utilizza soltanto cooperatività tradizionali turistiche, ma anche per workshop, incontri di partner per progettazione europea. Noi come Lega Coop Liguria ci capita spesso quando sono raggiungibili, perché non gli è crollata una strada o una montagna, e organizziamo anche degli incontri anche istituzionali sul territorio. Questa è Paola, perché tutte le persone che sono in queste foto sono persone con cui noi ci rapportiamo molto spesso. Questa è Paola Ferrari, ovviamente della cooperativa di Brigì, e è stato avviato anche il processo di pet therapy con tutti i corsi che sono necessari per avere anche la possibilità di un approccio di diverso tipo e più vicino anche con la parte degli animali, e quindi ora hanno in dotazione, oltre che la parte di agricoltura, anche le attività didattiche come fattoria didattica. Le escursioni
Vado velocemente, anche se è un po' il clou, no? Perché un po' tutti conosciamo che cosa vuol dire fare turismo, destagionalizzazione e servizi. La cooperativa di comunità Brigi la fa da tanto e la fa tutto l'anno per tutti. Cura del territorio, ecco, qua è, diciamo, la parte che secondo me è l'espressione valoriale di quello che danno al territorio questi cooperatori, perché la pulizia, la manutenzione dei sentieri, le attività forestali, gli interventi di miglioramento e tutto ciò che è non soltanto ripristino, ma a volte anche vedere in un modo diverso un territorio e assumersi la responsabilità con la sensibilità e la conoscenza appunto del territorio di dargli una nuova veste, condivisa ovviamente con la base sociale sul territorio. E, quali sono i problemi? Cioè, più che problemi, qual è il contesto un attimino non soltanto territoriale? Ovviamente ci sono dei limiti formativi, normativi dati da quello che dicevamo prima, con la riforma del settore che sta prevedendo un adeguamento dello statuto su cui stiamo lavorando da un bel po', perché poi non è una questione come noi tutti qui che siamo a discuterne oggi, lo sappiamo che non è soltanto una questione burocratica. Quando lo si fa dando questo grande significato anche allo statuto, che è fondamentale, è un po' come fosse il DNA che si riconosce, spesso è difficile poi chiuderlo in un documento e dire va bene, adesso è finito, ma siamo in chiusura. La costante cura dell'equilibrio di governance e delle collaborazioni, la cooperativa di Brigi è un fiore all'occhiello di quello che riguarda lo sviluppo, la proposta e poi riuscire a portare avanti i patti di collaborazione di cui stiamo tanto parlando in questo periodo e di cui ci sarà assolutamente necessità di promozione anche. E ovviamente una parte che fa la differenza, lo ricordo, sulla squadra è il fatto che loro continuano a lavorare sulla loro squadra e quando fanno questi gruppi, questi incontri, non chiamiamoli workshop, questi incontri tra persone per capire anche le dinamiche di gruppo, cosa succede nella comunità dopo aver inserito anche delle modifiche di attività, loro includono anche ovviamente tutte le persone che abitano nella valle. I prossimi obiettivi, ovviamente, che sono in fase di chiusura, sono l'apertura dell'orto di Brigi con un sistema di delivery nella valle affinché ci possa essere anche uno sviluppo del chilometro zero fornendo le cassette di frutta, le verdure e quant'altro, sempre in rete con tutto il tessuto economico. La streperia, che è la locanda di Brigi, ovviamente cercando di implementare la produzione locale con l'aspetto valoriale sia del lavoro che della qualità della vita che delle tradizioni, quindi dell'essenza del territorio stesso, sia per mantenerle, costruirle, riposizionarle sul territorio, ma anche per promuoverle a chi viene raggiunto. Ospitalità diffusa, si è creata una rete di alloggi con uno standard di qualità ben definito, coinvolgendo i proprietari e le comunità locali, e questo ovviamente sta andando avanti. L'ultima cosa che vorrei dire l'ultima cosa che vorrei dire è che oggi alle 17 verrà fondata una nuova cooperativa di comunità sul territorio, grazie all'aiuto di Lega Coop e con il bando nazionale di Coop Fond. Noi come Regione Liguria, voglio sottolinearlo, ad ora non abbiamo avuto fondi regionali e quindi questo sostegno interno della cooperazione è importante, non in ottica di sussidiarietà, cosa che non chiedono assolutamente le nostre cooperative, ma per essere accompagnati, soprattutto per i passaggi che ci sono dietro, nell'aiuto, nel sostegno, nel punto di riferimento. Volevo soltanto dire una cosa, Venturi ha fatto un'introduzione fondamentale, e soprattutto anche io ora sono responsabile del settore produzione e lavoro e con le nostre cooperative ovviamente cerchiamo di capire che cosa vogliamo da questa transizione digitale, e le cooperative di comunità danno un grosso apporto per l'identificazione e per l'aiuto proprio di cercare di fare una transizione digitale in modo libero, in modo da rispettare anche le scelte valoriali della cooperazione.
Dall'altra parte, quello che ha detto Rollo sull'ascolto, ovvero l'azione maieutica e anche l'informazione, dovrebbero essere il cavallo di battaglia, scusatemi la terminologia un po' spicciola, però estremamente efficace per produrre questi modelli di innovazione sociale replicabili su tutto il territorio locale, nazionale e anche europeo. Spero di essere stata esaustiva e ovviamente sono a disposizione per domande. Direi di sì, grazie mille. Direi anche a nome di Maria, che penso sarebbe stata molto soddisfatta della tua presentazione, di come sei riuscita a raccontare anche la storia della cooperativa. E adesso io non vedo domande nel Q&A, provo ad aprire di nuovo, ma in realtà avrei io un po' di domande da fare ai nostri relatori. Se poi intanto vi viene in mente qualcosa, chi ascolta, siamo sempre qui. Mi piacerebbe innanzitutto chiedere a Paolo qualcosa di forse un po' più, diciamo, pragmatico rispetto all'introduzione altissima che ci hai fatto prima. E cioè mi piacerebbe sapere se ci sono strumenti di valutazione dell'impatto prodotto dalle comunità che lavorano su progetti condivisi in un territorio, cioè come anche attività come quelle di Brigi possono essere valorizzate. Poi chiedo già le domande, non so, così poi abbiamo il tempo di intervenite tutti. A Carmelo, rispetto all'intervento di Carmelo, mi piacerebbe sapere invece come vedi il futuro delle cooperative di comunità, visto che eri all'origine di questo percorso. Mi piacerebbe sapere da te qual è la tua visione. E Isabella, invece di Maria, ti chiedo, però sei un'esperta incredibile, quindi non hai alcun problema. Quali sono i vantaggi nel creare una cooperativa di comunità, ma anche quali sono le difficoltà? Un po' ce l'hai già anticipato, però mi piacerebbe ragionare di più anche sui consigli, nel caso immaginiamo ci fosse qualcuno che volesse intraprendere questo percorso, quindi una visione magari più, anche più pratica da un certo punto di vista. Passo subito la parola a Paolo. Direi che avete 5 minuti a testa, 5-7 minuti per chiudere in tempo a 11 e mezza. Grazie. Allora, visto che appunto il dibattito si è molto polarizzato, felicemente polarizzato sul tema della comunità, gioco, diciamo, non dico facile, ma mi viene naturale approfondire, rispondere alla tua domanda, provando a declinare, diciamo, il tema della misurazione. Stiglitz dice: se usiamo gli indicatori sbagliati, ci sforzeremo di raggiungere risultati altrettanto sbagliati. Allora, è chiaro che tutto quello che ha detto Carmelo, quello che ha detto Isabella, ci raccontano non soltanto di organizzazioni che sono orientate, diciamo, alla produzione, ma per dirla, la Beccatini è una produzione come fatto sociale, no? Cioè, se non c'è la società che la alimenta, se non c'è la felicità di quelli che promuovono quella produzione, non c'è neanche l'impresa. E allora, per tenere viva questa cosa, questa azione maieutica, questa azione che non è sociale, ma è di socievolezza, noi non dobbiamo stare attenti, perché si parla sempre di socialità, ma c'è la socialità, che se volete è anche quella degli animali, ma c'è la socievolezza ha a che fare con il fare comunità, quello che diceva prima Carmelo. Cioè il fatto di riconoscersi, perché il mutualismo, prima di essere mutua assistenza, cioè aiutarsi, è un mutuo riconoscimento, primo. Secondo, è un mutuo beneficio. Dopo diventa mutua assistenza. Se voi andate a vedere tutte le storie delle cooperative di comunità, anche quelle che diceva Carmelo, o la storia che ha raccontato Isabella, sono storie che nascono spesso da uno shock, però... è come se l'inizio di tutto fosse una nascita sociale, cioè all'origine c'è un riconoscimento dei soggetti, la percezione di uno scopo da raggiungere e poi ci si aiuta. Questo è importante perché nei meccanismi oggi di cooperazione si parte sempre dal fondo. La cooperazione è solo mutua assistenza, certo,
però lo è come esito di processo desiderato. In questo senso la, oggi il mutualismo è innovazione. Innovazione quando è desiderato, tant'è che i giovani oggi cooperano, collaborano in maniera naturale, ben oltre la cooperativa. Anzi, c'è un grande gap fra cooperare, no, e la cooperativa, un ambito su cui lavorare. Quindi, tornando alla tua domanda veloce, il tema della misurazione dell'impatto oggi dovrebbe mettere a fuoco questa cosa, il tema della socievolezza, non solo misurare la socialità, oggi si parla tanto di tassonomia, no? ESG, la S di social, deve sempre essere più un social legato alla comunità. La cooperazione, le cooperative di comunità non sono altro che il mutualismo legato al settimo principio cooperativo, Concerning for Community, che è l'ultimo che si è aggiunto. Ma in fin dei conti, Concerning for Community non significa fare cose per la comunità, ma prendersi cura di, che è un'altra roba, è la Don Milani, è I care, mi prendo cura della comunità. E questa cosa è un elemento di competitività, quindi deve guidare anche i processi di un'impresa. Quindi diventa fondamentale in qualche modo, la prima cosa che mi viene da dire, ne parlavo l'altro giorno con il presidente di una fondazione, diceva Paolo, ma qui il tema delle comunità, guarda, io dico guarda, il primo livello che devi guardare è il livello di ownership della comunità. Quanto la comunità è non solo protagonista, ma partecipa, diciamo, ai processi decisionali. Perché dobbiamo distinguere fra le consultazioni e le conversazioni. Si consulta troppo, le comunità si fanno gli incontri, si chiede cosa vogliono, parlano, poi si prendono i pareri e poi si decide da un'altra parte. No, questo è un pessimo indicatore. Quindi le consultazioni vanno bene se poi aprono alle conversazioni, che è quello che diceva prima Carmelo, cioè dare parola. Cioè dare parola significa dare potere attraverso la parola, non solo dare parola, altrimenti diventa un talk show. Quindi primo livello di ownership. Poi noi anche come Icon abbiamo lavorato, stiamo elaborando, adesso uscirà fra un mese e mezzo, un community index proprio per questo. Perché io, a parte che in Italia il tema dell'impatto sociale, come sapete anche nelle linee guida, io ho contribuito a scriverle, è declinato proprio in termini di cambiamento positivo nella comunità. Cioè l'impatto sociale non è una categoria dello spirito, è la tua comunità che sta meglio. È il potenziamento di un sistema comunitario dentro cui l'impresa, la persona, la famiglia, le istituzioni vivono. Altrimenti se non è lì, dov'è? Perché è lì che poi comincia il cambiamento, che poi genera una nuova ecologia, tutto il tema anche, no? Una nuova idea di lavoro e di benessere. Quindi abbiamo fatto questo community index, che è un altro che è un cruscotto con delle dimensioni, degli indicatori, alcuni quantitativi, altri qualitativi, e vi dico molto pragmaticamente, sono divisi in quattro parti. Uno ha a che fare con la dimensione appunto di riconoscimento, cioè io voglio sapere non solo cosa fai tu per la comunità, voglio capire quanto la comunità ti preferisce, che è un'altra cosa, perché di istituzioni che fanno cose per la comunità, amici, ne conosco a quintali e sono anche quelle che mi stanno meno simpatiche, soprattutto anche rispetto al tema della democratizzazione del lavoro. Primo tema. Seconda dimensione su cui abbiamo indagato è la dimensione inclusiva. Il tema anche qui, consultare, conversare, il tema è qual è il livello di coinvolgimento poi della comunità. Cioè come la comunità è coinvolta, è solo informata, è in qualche modo inclusa, partecipa, coproduce, coprogetta, qual è il livello di interazione con la comunità. Quindi la dimensione inclusiva è un elemento fondamentale, anche qui con degli indicatori quantitativi e anche qualitativi. Poi la parte relativa alla dimensione ecosistemica, perché le comunità possono essere anche come il colesterolo, cioè quello buono, c'è quello buono e quello cattivo. Il fare comunità non è buono in sé, sono le comunità naturali, sono quelle che sono chiuse. La cooperazione invece è una modalità di fare, diciamo, impresa comunitaria, però con la porta aperta. Allora, da questo punto di vista diventa fondamentale leggere la qualità delle reti, devono essere ecosistemiche, cioè con la soglia bassa e aperte. E soprattutto orientate a degli scopi, a condividere obiettivi comuni di cambiamento positivo. L'ultima dimensione è la dimensione trasformativa. Cioè le comunità nascono, come le cooperative di comunità insegnano, come alleanze di scopo. E lo scopo non è soltanto la risposta a un bisogno. Si parte da una risposta al bisogno, però c'è il desiderio di una comunità che vive di lavoro. Quando nasce un bambino in una cooperativa di comunità, il vero indicatore di impatto, la demografia. Ora, per farvi capire che il tema trasformativo diventa fondamentale. Ecco, queste quattro dimensioni, secondo me, possono essere
non la metrica perfetta, ma quella che forse serve a farci riconoscere un'istituzione realmente comunitaria da quella che strumentalmente usa la comunità per fare profitto. Grazie mille, molto chiaro, ci rifletterò. passo la parola a Carmelo. Sì, se la domanda è sul futuro, fantastica, cioè avere questa possibilità di... Però è un gioco che ho chiesto, anzi ne approfitto per dirlo, in più di qualche circostanza sto chiedendo a giovani e meno giovani, a presenti e in remoto, sto chiedendo di fare un gioco appunto su un foglio, scrivere come si immagina il mondo, io lo faccio per un modo più piccolo, no? La Puglia nel 2050. Farebbe molto piacere, forse è uno dei modi per confrontarsi poi, no? Per capire se stiamo andando più o meno tutti nella stessa, a mio avviso, proprio perché non accetta nessuno di fare questo giochino, evidentemente c'è qualcosa che non va. Rispetto alle cooperative di comunità, il futuro, io credo che sia una delle grandi opportunità che hanno le persone per essere appunto protagonisti. Questa è la verità. Cioè, noi abbiamo la necessità di renderli protagonisti. Vi faccio un esempio molto banale, se volete, ma che ha dato dei risultati reali. Transizione ambientale. Bene, noi da molti anni con una cooperativa abbiamo pensato che una delle cose che poteva servire per abbattere l'utilizzo della plastica era montare delle semplici case dell'acqua. Ne abbiamo montate 50 nel Salento, quindi un pezzo della Puglia importante, e 50 case dell'acqua, in fondo cosa sono? Sono dei distributori di acqua dell'acquedotto, del nostro acquedotto, quindi nulla di eccezionale. Ma se ci pensate bene, quelli aggeggi funzionano se te metti la bottiglia di vetro lì, perché se metti quella cosa brutta e che, come dire, fa danni all'ambiente, hai la possibilità di appunto utilizzare meno plastica. Noi abbiamo fatto un calcolo in 10 anni quante bottiglie di plastica in meno abbiamo utilizzato. Non sono la soluzione al male, però, come dire, secondo noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Allora mi è venuta un'idea. Probabilmente le comunità hanno bisogno di, e quindi che le persone diventino animatori ambientali. Cioè ognuno diventa animatore ambientale nella propria comunità, o nel proprio territorio, o nel contesto dove sta. Vedete, ritorno a quello che ho detto prima, è facile fare appunto i manifesti, avere i leader, però poi c'è un problema, che è quello appunto della condivisione, e se volete anche dell'inclusione in questo sistema. Cioè noi abbiamo la necessità di includere, nel nostro manifesto sarebbe fantastico se non fossimo migliaia, se fossimo molti di più, e se questa conoscenza, quindi se ci fossero tutti che partecipano e quindi diventano protagonisti di un manifesto. Noi questo, come dire, il sistema delle cooperative nel futuro, le cooperative di comunità devono, a mio avviso, essere questo, cioè è un po' utopico quello che sto per dire, ma mi piacerebbe che 4 milioni di pugliesi, 3 milioni e mezzo, perché ci sono i minorenni, ma insomma 3 milioni e mezzo si ritrovassero soci di una cooperativa di comunità, no? Di una delle loro cooperative di comunità. È utopico, se volete, ma su questo ci stiamo lavorando, probabilmente nel 2050 non ce la facciamo, insomma, però ci avvicineremo, perché, ripeto, sono tante le comunità. Guardate, mi permetto di dire anche un'altra cosa. La persona, l'abbiamo detto tutti, no? È un valore per il territorio e per la società. Molto spesso però, fino a ieri, processi di natura diversa rispetto a quelli del sistema cooperativo, insomma, lo dico anche con un pizzico di soddisfazione, ma altri tipi di processi, la persona è un valore sino a una certa, cioè fino ad un giorno, dal giorno dopo diventano una scocciatura quasi. Cioè manca la continuità rispetto al valore della persona, quindi la democrazia e il rapporto democratico tra le persone. Questo è il senso.
Ecco, le cooperative di comunità nel futuro possono essere, a nostro avviso, sono lo strumento di condivisione, di inclusione delle comunità. Ultima cosa, la digitalizzazione. È qualcosa che fa paura se ci pensate un attimo. Ecco, dove abbiamo avuto i processi, come dire, dove ci sono le nostre cooperative di comunità, abbiamo già utilizzato i processi di digitalizzazione e quindi di informazione territoriale. Guardate che noi possiamo anche inventarci tutti gli strumenti digitali di questo mondo, ma se io non ho le basi per utilizzare lo strumento, sono escluso, eh? Ecco, le cooperative di comunità o gli aggregati, se volete, togliamo cooperative, mettiamo l'aggregato di una comunità, quindi il protagonismo delle persone, ci possono aiutare e ci stanno aiutando, per esempio, anche a informare, che ogni tanto diventa fondamentale anche per il futuro, secondo me è straordinariamente importante se vogliamo ragionare di un futuro diverso e di un paradigma diverso. Peraltro, dietro c'è scritto, no? Da soli non c'è storia. Io credo che, come dire, poi sintetizzi un po' le cose che provo a dire e spero con un minimo di chiarezza. Grazie. Grazie a te, Carmelo. Sempre comunque da soli non c'è storia. Penso che siamo tutti d'accordo su questo motto bellissimo. E Isabella, a te l'ultima parola. Grazie. E allora, pro e contro. Partiamo dai contro, così ce li togliamo. Tendenzialmente come approccio vado così. E, come contro, sicuramente il passaggio da associazionismo, ripeto la storia, gruppo sul territorio, proloco esistente, una proloco che aveva una lunga tradizione, quindi una proloco classica, in cui subentrano i ragazzi, ai tempi veramente ragazzi giovani, che poi pian pianino adesso sono tra i 30 e i 35 anni, perché poi crescono anche loro, e quindi fanno questo passaggio convinti, ma abbastanza tosto, no? Tra l'associazionismo e poi una cooperativa di lavoro subito così. Questo difficile anche nel 2015 per il contesto normativo, e non vado troppo a ripetermi, che era ancora vago, e poi delle difficoltà oggettive di sostentamento proprio, cioè neanche la sostenibilità economica, cioè proprio la fase quella prima, riuscire a sopravvivere in armonia col territorio, quindi cercare di trovare un equilibrio ecosistemico dove l'individuo riesce, senza dover rinunciare a una propria qualità della vita, nei bisogni primari, per riuscire a far partire e sopravvivere la cooperativa. Quindi i contro sono questi. Diciamo che tra i contro, che però io non vedo come un contro, vedo un qualcosa da fluttuare, c'è questa natura in continua evoluzione della cooperativa di comunità, e quindi ogni volta bisogna andare a studiarsi tutte le normative per riuscire non ad aggirarle assolutamente, ma a conoscerlo, quindi bisogna informarsi, bisogna studiare, che non è una parola che sta male da nessuna parte, bisogna studiare le normative, agire anche a livello di associazionismo per proporre delle modifiche, e ad esempio con Covid noi, attraverso il progetto MECO, che era un progetto europeo con capofila all'Università di Genova, abbiamo poi rivisto il progetto chiamandolo anche Covid oriented, cioè cosa è successo alle cooperative di comunità durante Covid, perché ovviamente hanno avuto da una parte una grande possibilità di espressione, perché ce l'hanno avuta, e dall'altra ovviamente hanno avuto da interfacciarsi con grandi difficoltà. E secondo me, se lo dico anche a Venturi, in questo periodo, quello di Covid, che è già finito per quello che è stato il fermento, proprio come mettersi al tavolo e continuare anche in questa conversazione continua, è molto interessante. I pro è che c'è stata da parte di Brigitte proprio una gioia nel vedere che c'erano questi valori che erano già stati raccolti
in una definizione che poi non era ancora del tutto una definizione riconosciuta, che era la cooperazione di comunità. E quindi si sono sentiti sollevati sempre per quel concetto che da soli non c'è storia, da soli è difficile anche la condivisione, perché nonostante comunque ognuno possa continuare a parlare con se stesso, è sempre piacevole conversare e confrontarsi con qualcun altro, e quindi anche nell'interfacciarsi con i casi, le difficoltà, quello che ha funzionato meno, per non usare sempre il solito termine, best practice, il confronto e tutto quello che è il processo dato dal fatto di condividere, e appartenere e avere una identità di cui si va fieri e che si cerca anche di accrescere. In questo l'associazione di categoria, poi noi sul territorio abbiamo la marca che è una presenza, un mentore, una presenza, si può, le cooperative di comunità come tante altre hanno spesso bisogno anche di una risposta veloce nell'interfacciarsi con l'istituzione, una risposta veloce con una figura di riferimento sul territorio che può dare delle risposte e nel frattempo, attraverso i nuovi bisogni, processarli per riuscire a fare la parte che deve fare l'associazione di categoria è estremamente importante. Io penso che non ci siano soltanto contro e pro, ma c'è tutto quello che è il contesto che sarà il nostro presente e futuro, in cui sarà merito di ogni singola persona che partecipa a questo tipo di cooperativa se metterla nel pro e nel contro, cioè è l'interpretazione anche del modello, l'interpretazione della quotidianità di questo modello sul territorio. Dal punto di vista pratico, che è quello che mi ha chiesto Francesca prima, noi come Lega Coop facciamo attività di animazione e promozione, anche se oggettivamente quello che funziona sempre tantissimo è il racconto di perché e come sono riusciti ad attivare, ad esempio, Brigitte, questa cooperativa di comunità. Il punto di forza del racconto sempre di Brigitte è che c'è una grande onestà intellettuale, quindi condividono anche le difficoltà e soprattutto condividono, va bene, i casi di successo, ma evitate anche di fare tutte queste cose che abbiamo fatto noi, che sono state, poi potete farle, ma vi condividiamo anche i nostri errori, quelle strade che abbiamo trovato che non avevano poi un percorso sicuro. Questo è anche molto importante, condividere anche, fare prevenzione, e l'informazione in una comunità aiuta a fare prevenzione anche su questo. Grazie mille. Scusa Francesco, una cosa velocissima, perché sì, mi è venuta in mente una cosa che diceva prima Carmelo quando diceva, no, transizione energetica, no? Quindi cittadini che possono diventare proprietari di beni che poi, no, da pubblici poi potrebbero diventare comuni. Il PNRR c'è una grandissima opportunità legata alle comunità energetiche, no? Le comunità energetiche in particolare, ovviamente pensate, nel PNRR è fatto così, sotto i 5.000 abitanti, no? Allora questa è una grande occasione, immagino che Carmelo l'abbia già puntata, per non soltanto per la transizione digitale, ma per mutualizzare. Per me le cooperative energetiche, le imprese energetiche, comunque le comunità energetiche sono un grande dispositivo per mutualizzare. Quindi si parte dalla condivisione di un processo, di una tecnologia, eccetera, per la transizione, sostenibilità, eccetera. Ma quello è anche un grandissimo dispositivo per fare nuovo mutualismo comunitario. Quindi secondo me lì c'è un grande lavoro da fare, però sono convinto che Carmelo ci sta già lavorando. No, ne approfitto Paolo, così vi informo. Due mesi fa è nata la prima Roseto Valfortore, che è un borgo dei Monti Dauni in Puglia, e hai perfettamente ragione, è esattamente quello che ci stiamo provando, cioè noi siamo convinti, ecco, per tornare alla risposta al futuro, io credo che questa sia una risposta concreta sul futuro. Grazie. Grazie a tutti. Se non ci sono altre domande possiamo... No, Francesco, volevo soltanto ancora aggiungere una cosa. Vai. Che per noi sul territorio la cooperativa di comunità sta diventando anche un inizio per gestire il risk management, inteso come gestione del rischio del cambiamento, io non riesco neanche più, del presente a livello climatico, perché cioè,
ormai è così, è già così da un po', piuttosto che tutti i problemi che abbiamo di infrastrutture, piuttosto che anche problemi rispetto alla digitalizzazione e quindi dei lockdown come quello che abbiamo vissuto ieri. Perché? Perché nella comunità i contatti sono reali e quindi tutto il canale è segnato. Se non la bussare una porta, ma è preservato una copia umana, cioè l'originale c'è nella cooperativa di comunità e nella gestione di tutto quello che è, quello che stiamo vivendo ora, è fondamentale. Grazie Isabella per questa precisazione. Allora, ringrazio tutti per la partecipazione, i relatori in particolare, Isabella sempre un po' di più visto che ha dovuto all'ultimo minuto, però sei stata bravissima, grazie mille, e Chiara per la moderazione tecnica. Io vi ricordo che ci sono altri appuntamenti, il primo è oggi pomeriggio con le imprese recuperate, poi ce ne sono altri 4 domani e uno giovedì, e poi siete sempre tutti invitati giovedì alle ore 20 all'appuntamento conclusivo in cui parleremo un po' del futuro del movimento in Italia e per accedere sempre a questo sistema. Quindi entrate in sessioni e lo trovate nelle sessioni alle ore 20. Ho messo il link in chat degli appuntamenti di questa settimana e direi che siamo in conclusione. Vi ringrazio tantissimo. Penso che come faccio un po' la... Sono un po' fiera, nel senso che penso come inizio di questa settimana sia andata molto bene, grazie ai relatori e vi ringrazio davvero tanto, anche le persone che hanno partecipato, visto Paolo che ha scritto complimenti a tutti, riflessioni coraggiose e ispiratrici, quindi insomma possiamo essere soddisfatti. Grazie ancora e a presto, a giovedì eventualmente o ai prossimi incontri la settimana. Ciao, a presto. Grazie.